pericolosità sociale del proposto Mario Ciancio Sanfilippo si basasse sul fatto che aveva fornito un contributo rilevante e protratto nel tempo a Cosa Nostra, in particolare alla famiglia catanese di Catania, esplorando tre tematiche fondamentali. La prima, i rapporti di dare ed avere tra il Ciancio Sanfilippo ed esponenti di vertice della famiglia catanese di Cosa Nostra, rapporti che risalivano agli anni 70 del secolo scorso, quando ancora addirittura era un altro, era Giuseppe Calderone il capo della famiglia catanese di Cosa Nostra, e che poi si intensificano con l'avvento di Benedetto Santapaolo al potere. Seconda cosa, linea editoriale di copertura organizzata e imposta da Mario Ciancio, linea di copertura molto intelligente, che consisteva nel fatto di non mettere in evidenza, di mettere in sordina quelli che erano i rapporti tra Cosa Nostra e il tessuto economico sociale della città, tra Cosa Nostra e la rete di collusioni, di connivenze su cui poteva contare anche in una parte delle istituzioni catanese, tra Cosa Nostra e le iniziative economiche che direttamente o indirettamente Cosa Nostra gestiva nella famiglia dei Catania. Nel non mettere in evidenza quelli che erano i personaggi pur inseriti in Cosa Nostra di cui non fosse intervenuta pubblicamente un provvedimento giudiziario. Questi erano gli aspetti, mentre invece quando poi si trattava di parlare delle iniziative giudiziarie conclamate si accodava rispetto a quelle che era la linea di tutte le altre testate giornalistiche. Terzo punto, avere fornito dei contributi economici fondamentali a Cosa Nostra, perché coinvolgendoli nelle iniziative economiche che il Ciancio intraprendeva, anche di carattere speculativo e immobiliare, ha consentito a Cosa Nostra di ritrarre ingenti guadagni. Queste sono le tre linee tematiche che il Tribunale di Catania, in maniera con una motivazione stringente, molto approfondita, ha sviluppato in oltre 360 pagine di decreto. Le misure di prevenzione vanno di pari passo con il procedimento, noi non entriamo nel procedimento penale che ha Mario Ciancio Sanfilippo, però a un certo punto comunque condizionano il Tribunale per quanto riguarda la decisione. A un certo punto la Procura chiede l'archiviazione, poi cambia idea. Cosa è successo? Cosa è intervenuto? Come dicevo prima, non intendo assolutamente parlare del procedimento penale. Il procedimento penale non ha affatto condizionato i giudici della sezione di misure di prevenzione, ben consapevoli di quello che è l'oggetto del loro giudizio e di quali sono gli strumenti cognitivi e le regole di prova che in quel giudizio debbono essere adottati. Quindi non c'è alcuna interferenza tra i due giudizi, e per quanto riguarda quello di cui parlava prima, attiene a un procedimento penale di cui oggi, per il rispetto che debbo a un giudice che si sta occupando di questo, io non posso assolutamente parlare. Procuratore, dagli anni 70 al 2013 sono passati un bel po' di anni, una giustizia troppo lenta? Una giustizia che indubbiamente non ha voluto e non ha potuto essere all'altezza dei suoi doveri istituzionali, che sono molto delicati. Ovviamente non trascuro e non ometto tutte le difficoltà che si incontrano quando si fanno indagini di questo tipo. Molte volte le indagini giudiziarie si possono avviare quando anche il clima e la sensibilità del Paese lo consentono. Non vi è dubbio però, e questo lo dico con grande consapevolezza, che la magistratura di Catania ha delle responsabilità a cui oggi deve assolvere senza alcuna esitazione e senza alcuna remora. Deve assolutamente, se si vuole, una volta per tutte debellare quelli che sono i fenomeni più perversi che affliggono il nostro Paese. Non si possono assolutamente trascurare le reti di collusione e quindi l'interfaccia che Cosa Nostra sa stabilire con tessuti, con momenti importanti, con esponenti importanti del nostro tessuto economico e sociale. Questa indagine si iscrive assolutamente in questa linea, che è la linea che segue la Procura di Catania. Qual è stato il ruolo dei pentiti? Un certo imbarazzo però. Mi scusi? Lei ha manifestato un certo imbarazzo, ha dato una risposta elegante al momento in cui si è fatto presente da parte di un collega che ha passato più di 40 anni. Cioè, è chiaro che lei si è fatto l'idea per scendere, insomma. Io ritengo che si poteva fare molto di più. Non posso dire per quale motivo eccetera, perché ovviamente non ho vissuto tutti quei 40 anni. Si poteva fare molto di più.
però oggi dobbiamo essere soddisfatti per un fatto, che è stato conseguito un risultato molto importante, e questo è il risultato di un lavoro veramente fondamentale dei magistrati della Procura che ho l'onore di dirigere, delle forze di polizia e di un tribunale di Catania che è all'altezza del delicato compito che deve svolgere in questa città. Quindi, se imbarazzo lei ha notato, più che imbarazzo è dispiacere per quello che si poteva forse fare anche prima e che non è stato fatto. Qual è stato il ruolo dei pentiti in questo momento? Il ruolo dei pentiti è stato importante, perché hanno posto in evidenza alcuni episodi e alcune linee su cui ricercare. In questa indagine sono stati quindi quelli che hanno segnalato quali erano gli episodi da sviluppare, ma è stato fondamentale le indagini che sono state fatte dalle forze di polizia, che hanno consentito di ricostruire tutti gli sviluppi poi di questi fenomeni in cui si intreccia la criminalità con l'iniziativa economica, e poi un'importante consulenza effettuata da una delle più importanti società di revisione di contabili che esista a livello internazionale. Queste sono state fondamentali e non era facile.